Come sapete, oggi leggiamo il canto 23 del Paradiso. Sono di nuovo da sola, quindi vi prego di avere un po' di pazienza. Se devo, come in questo momento, per esempio, azzittire tutti perché qualcuno magari involontariamente apre il microfono. Allora, come sapete, leggiamo il canto tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare. A un certo punto facciamo la nostra solita pausa di 5 minuti, durante la quale, se avete dei dubbi, vi prego di inviarli alla chat. Poi riprendiamo e rileggiamo tutto di nuovo. Oggi ci tocca veramente questa gioia di leggere un canto particolarmente bello all'interno di questo libro, che è già di per sé un libro particolarmente bello. Quindi speriamo di non rovinarlo con le spiegazioni. Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti disiati e per trovarlo cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca, e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca, così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la piaga, sotto la quale il sol mostra men fretta. Sicché, veggendola io sospesa e vaga, fecimi qual è quei che disiando, altro vorria e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno e altro quando, del mio attender dico e del vedere, lo ciel venir più e più rischiarando. E Beatrice disse: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto ricolto del girar di queste sfere. Pariami che il suo viso ardesse tutto e gli occhi avea di letizia sì pieni che passar men convien senza costrutto. Scusate, perché c'è qualcuno che ha il microfono aperto e questa terzina è particolarmente bella nel suono, quindi c'è qualcuno che apre? Ecco, grazie. Allora riprendiamo dal verso 25, che è tra i versi più belli. Quale nei pleniluni sereni, trivia ride tra le ninfe eterne, che dipingono lo ciel per tutti i seni, vidi sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne. E per la viva luce trasparea la lucente sostanza tanto chiara nel viso mio che non la sostenea. O Beatrice, dolce guida e cara, ella mi disse: quel che ti sobranza è virtù da cui nullo si ripara. Qui vi è la sapienza e la posanza che aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza. Come foco di nube si diserra per dilatarsi sì che non vi cape, e fuor di sua natura in giù s'atterra, la mente mia così tra quelle d'ape fatta più grande di se stessa uscìa, e che si fece rimembrar non sape. Apri gli occhi e riguarda qual son io. Tu hai vedute cose che possente sei fatto a sostener l'orizzonte mio. Io era come quei che si risente di visione oblite che si ingegna indarno di ridurlasi alla mente, quando io udì questa proferta degna di tanto grato che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna. Se mosso nasser tutte quelle lingue che Polinia con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue, per aiutarmi al millesimo del vero, non si verria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso, convien saltar lo sacrato poema, come chi trova suo cammin riciso. Se pensasse il ponderoso tema e l'omero mortal che se ne carca, non biasmerebbe se sottesso trema.
Non è pareggio da picciola barca, quel che prendendo va l'arbitratore, né galantiere che a se medesimo fa. Perché la faccia mia si ti innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora? Quivi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece. Quivi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino. Così Beatrice, e io che ai suoi consigli tutto era pronto, ancor mi rendei alla battaglia dei debili cigni. Come raggi di sol che puro mei per fratta nube, già prato di fiori vider coverti d'ombra gli occhi miei, di Dio così più turbe di splendori folgorate di su da raggi ardenti, senza veder principio di folgori. O benigne vertù che sì l'imprenti, tutte saltasti per l'argini loco, agli occhi lì che non t'eran possenti. Il nome del bel fior ch'io sempre invoco e mane e sera, tutto mi ristrinse l'animo ad avvisarlo maggior foco. E come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto della viva stella che lassù vince, come quassù giù vinse, per entro il cielo scese una facella, formata in cerchio a guisa di corona, e cinse le girossi intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona, qua giù e più a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tona, comparata al sonar di quella lira, onde si coronava il bel zaffiro, del quale il ciel più chiaro si inzaffira. Io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira del ventre, che fu albergo del nostro disiro, e girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio e farai via più la spera suprema perché gli entre. Così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean suonare il nome di Maria. L'oreal manto di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi, avea sopra di noi l'interna riva tanto distante che la sua parvenza, là dov'io era, ancor non appariva. Però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. E come fantolin che inver la mamma tende le braccia poiché il latte prese, per l'animo che in fin di forse infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima, sì che l'alto affetto che li avieno a Maria mi fu palese. Indi rimaser lì nel mio cospetto, regina cieli cantando sì dolce che mai da me non si partì il diletto. Oh, quanta è l'ubertà che si soffolce in quelle arche ricchissime che fuoro a seminar qua giù buone bobolce. Qui vi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nello esilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. Qui vi trionfa sotto l'alto fine di Dio e di Maria di sua vittoria, e con l'antico e col nuovo concilio, colui che ti ha le chiavi di tal gloria. Allora, non è un canto difficile questo, immagino che durante la lettura abbiate potuto cogliere una grande parte del suo significato. Cerchiamo dunque di osservarne alcune cose. È un canto pieno di similitudini che in tutti i casi si aprono con diciamo il termine paragonato che precede quello letterale, per cui Dante va aprendo delle immagini molto belle, molto tenere, prima di dire narrativamente che cosa sta accadendo. La primissima delle immagini è questa, il cui primo termine occupa ben tre terzine fino al verso nono,
Poi invece, nella terzina successiva, descrive l'atteggiamento di Beatrice, che è quello che sta appunto volendo rappresentare. Ricordiamo che Dante e la sua donna, nel canto scorso ci è stato narrato, erano saliti all'ottavo cielo, a quello delle stelle fisse, ed erano state accolti dalla costellazione dei Gemelli. E che Dante, per invito di Beatrice, ha guardato tutto il cammino ormai percorso, soffermandosi inizialmente sulla terra, poi salendo da pianeta in pianeta e poi tornando a descrivere questa aiuola che ci fa tanto feroci, che Dante osserva, diciamo, per l'ultima volta come una specie di addio al mondo. E poi aveva rivolto gli occhi agli occhi belli di Beatrice. Quindi questa descrizione che inizia qui all'inizio di questo canto recupera quel momento narrativo raccontandoci come vide Beatrice quando lui rivolse gli occhi verso di lei in questo ottavo cielo. Come stava Beatrice? E qui appare la prima delle diverse immagini di maternità che popolano questo canto, una maternità davvero carnale, come vedremo. Allora, Beatrice stava così, dice Dante, come l'augello intralamate fronde, cioè come l'uccello, poi vedremo è l'uccello mamma, che tra le fronde amate, già questo aggettivo amate per i rami dentro i quali c'è l'uccello, ci presenta l'amore tra la mamma e i figli, perché appunto le fronde sono amate perché, come si capisce appunto nel verso successivo, lì dentro c'è il nido dei suoi pulcini, dei suoi uccellini, nominati come dolci nati, cioè come l'uccello che ha riposato dentro il nido dei suoi cuccioli, tra le fronde dell'albero, durante la notte che ci nasconde le cose. Vedete come Dante attraverso questo ci, diciamo, coinvolge se stesso e il lettore nel riposo della notte. Il che rende appunto più umano questo paragone degli uccellini, come l'uccello, no? Che avendo riposato durante la notte dentro diciamo, i rami che proteggono il nido dei suoi dolci uccellini, che verso quarto, per vedere i visi, gli aspetti desiderati dei cuccioli, e per trovarlo cibo onde li pasca, cioè per poter andare in cerca del cibo per alimentarli, per fare il quale i lavori gravi, cioè la fatica, gli sono grati, gli è dolce fare questo lavoro per alimentare i figli, che diciamo per vedere con la luce del giorno. Il viso dei pulcini è per poter andare in cerca del cibo per alimentarli. Previene il tempo in sua aperta frasca, cioè è in attesa su un ramo aperto, guardando l'orizzonte per vedere quando uscirà il sole e potrà rivedere i suoi pulcini e andare alla ricerca di cibo. E con ardente affetto il sole aspetta e attende con trepidazione l'uscita del sole, fiso guardando purché l'alba nasca, guardando fissamente in oriente quando arriverà l'alba, cioè così come una mamma uccello che per andare ad alimentare i cari figli attende con ansia il giorno. Verso decimo, così la donna mia stava eretta e attenta, rivolti inver la piaga sotto la quale il sol mostra men fretta. Cioè così Beatrice, nello stesso modo maternale, era dritta
e stava attenta guardando verso lo zenith, cioè quella zona del sole in cui a mezzogiorno abbiamo l'impressione che il sole tardi più a muoversi. Quindi tutta questa immagine dell'uccellino che con ansia e con amore attende l'uscita del sole per alimentare i figli, connota l'atteggiamento di Beatrice che, come una madre, attende qualcosa che Dante non sa ancora cosa sia, ma che dal paragone noi sappiamo che è qualcosa che alimenterà Dante come un uccellino. Quindi che Beatrice qua di nuovo, l'avevamo già notato il canto scorso, vi ricordate, era già stata presentata come una madre che soccorre il bambino, diciamo che è anelo e pallido, vi ricordate com'era Dante all'inizio del canto precedente? Anche qua Dante addirittura, attraverso questo paragone, si mette nei panni di un uccellino che ha bisogno di essere, diciamo, alimentato dalla mamma Beatrice. E allora Dante, vedendola così al verso 13, sicché veggendola io sospesa e vaga, cioè vedendola assorta e desiderosa, fecimi qual è quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga. Cioè io, dice Dante, vedendo che lei attendeva qualcosa che prometteva un bene per Dante stesso, Dante era come colui che vorrebbe qualcosa desiderando, ma nella speranza che quella cosa stia per arrivare, si appaga, cioè si soddisfa parzialmente perché sa che arriverà. Quindi in questa situazione di attesa si apre il canto. Beatrice, diciamo, guardando verso l'alto, da dove presumiamo scenderà qualcosa che alimenterà Dante, e Dante, vedendo lei, nell'attesa, diciamo, calmata dalla speranza che qualcosa verrà. Ma poco fu tra uno e altro quando, cioè, ma passò poco tempo tra uno e altro, e ora ci spiega tra che cose, al verso 17, del mio attender dico e del vederi lo ciel venir più e più rischiarando. Cioè, ma tra uno e un altro momento, cioè tra quello della mia attesa, cioè in cui Dante guarda Beatrice, vede che Beatrice sta aspettando qualcosa, anche lui attende, passa poco tempo e arriva un chiarore che progressivamente scende dal cielo. E quindi, pochissimo dopo, qualcosa sta scendendo che fa sì che il cielo si rischiari. E Beatrice disse: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto ricolto del girar di queste sfere. E Beatrice spiega che quel chiarore che sta scendendo verso di loro sono le schiere del trionfo di Cristo, cioè in termini militari un corteo vincente di quello che in terra fu la chiesa militante e che invece nel cielo è quella vittoriosa, e tutto il frutto che si è ricolto, cioè che è stato raccolto dal girare di quei cieli dentro i quali stanno Dante e Beatrice. Cioè l'idea è che, come Beatrice ha spiegato, diciamo, alcuni canti fa, il girare di quelle ruote, di quelle sfere, distribuisce delle vocazioni negli umani, seguendo le quali virtuosamente gli umani si salvano e quindi tornano a quei cieli grazie ai quali hanno ricevuto la grazia. E quindi quello che Beatrice annuncia, niente di meno, è che stanno scendendo, ed è questo il chiarore del cielo che Dante vede,
tutti i salvati e tutti gli angeli del paradiso. Questo è veramente commovente, no? Perché è un'idea tradizionale secondo cui ogni anima che si salva verrà ricevuta dall'intero paradiso. Quindi Dante sta, diciamo, prefigurando un ricevimento cui siamo tutti chiamati, in cui tutti i salvati di prima di Cristo e dopo Cristo celebrano l'arrivo del pellegrino e addirittura scendono dall'Empireo, dalla loro vera sede, per riceverlo nell'ottavo cielo. E al verso 22 inizia, come ora vedremo, una serie di elementi ineffabili, cioè che Dante non può raccontarci. Ci siamo già abituati in questa cantica al fatto che Dante come pellegrino abbia vissuto delle esperienze che una volta tornato in terra, inevitabilmente riacquistato la propria mortalità di uomo, non riesca a dire a parole umane. In questo canto, che come ora vedremo è eccezionale narrativamente, questo topos dell'ineffabilità è particolarmente sviluppato, e infatti vediamo ora come paradossalmente Dante riempie questo canto di parole e immagini che servono a dire che non può dire quello che ha vissuto. Quindi è un canto che in grande misura gira attorno a questa figura retorica che si chiama preterizione, in cui si dice quello che si dice che non si può dire, no? Come quando un esempio di preterizione è: non sto a dirvi quanto questo canto sia eccezionalmente bello, cioè vi dico che non sto a dirvi, ma nel frattempo ve lo dico. Questa è una preterizione. E Dante, diciamo, da ora in poi vedremo che ne farà largo uso, perché mentre ci dice che quello che ha vissuto non lo può descrivere, comunque ci trasmette molto di quell'ineffabile esperienza. Quindi al verso 22, Beatrice ha appena spiegato che quello che lei attendeva con l'ansia di una mamma che attende l'uscita del sole per dare da mangiare agli uccellini era il trionfo di Cristo che viene ad alimentare Dante, chiaramente. Ora al verso 22, Dante come poeta dichiara: pariemi che il suo viso ardesse tutto e gli occhi avea di letizia sì pieni che passarmen convien senza costrutto. Cioè, mi apparve il suo viso talmente ardente e gli occhi così pieni di felicità, di letizia, che è necessario che io passi sopra di quella descrizione senza parole, senza un costrutto sintattico. Cioè, questo è il primo elemento del canto che Dante dichiara che è ineffabile, cioè la gioia di Beatrice negli occhi, che chiaramente è il riflesso di tutto il trionfo di Cristo, cioè di tutti questi salvati che vengono a ricevere Dante. Si riflettono negli occhi di Beatrice con una tale intensità che il Dante poeta non si sofferma a descrivere. Dice: è necessario, conviene che io salti ad altro. E ora il verso 25. Succede una cosa spettacolare, perché Cristo è stato nominato, diciamo, attraverso, diciamo, un complemento indiretto, no? Vedremo il trionfo di Cristo, ma come forse avete percepito durante la prima lettura, qui appare Cristo per la prima volta davanti agli occhi di Dante.
Perché dico che questa immagine è eccezionale? Perché abbiamo detto tante volte durante la lettura di questo libro che il simbolo esplicitamente dichiarato da Dante nel Convivio più perfetto per Dio, o per Cristo in questo caso, è il sole. Ma siccome nel mondo il sole, quando illumini il cielo, cancella la visione delle stelle, e infatti non so se vi ricordate che poco fa abbiamo visto appunto questo passaggio tra il sole che si nasconde e permette che molte luci illuminino il cielo. In questo caso, eccezionalmente, Cristo e i salvati, Dante li vede contemporaneamente come luci di più o meno intensità. E allora, per rendere l'immagine di un cielo pieno di stelle, ma in cui c'è una luce che comunque è molto più forte, in un modo veramente audace, Dante adesso presenta questa similitudine in cui Cristo è la luna, qui nominata attraverso questo nome alternativo di Diana come Trivia, in questi bellissimi versi pieni di, diciamo, vocali lunghe. Quale nei pleniluni sereni Trivia ride tra le ninfe eterne che dipingono lo ciel per tutti i seni. Questi versi uno li ripetirebbe fino alla morte, no? Perché sono veramente musica. Cioè, quando nelle notti sereni, cioè senza nubi, nuvole, dei pleniluni, cioè quando la luna è piena, la luna ride, cioè luccica tra le stelle, tra le ninfe eterne, che dipingono il cielo in tutte le sue zone, così nello stesso modo, verso 28, vidi io sopra migliaia di lucerne, un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro, le viste superne, cioè io vidi sopra una migliaia di luci un sole, ma che qui è messo a paragone con la luna, che le accendeva tutte, le luci chiaramente sono le anime, come il nostro sole accende le viste superne, cioè le alte viste che sono le stelle, no? Secondo la teoria antica, che il sole appunto è quello che dà la sua luce alle stelle. Quindi vedete l'audacia della, diciamo, dell'immagine. Dante quello che sta vedendo, come ora capiremo, è Cristo che illumina con la sua luce chiaramente suprema le luci in cui Dante vede le anime dei salvati. Ma finché noi immaginiamo questa convivenza tra una luce più intensa e quelle luci che comunque continuano a vedersi, visto che l'alternanza nel mondo di giorno e notte impedisce che abbiamo quella memoria nella mente, le paragona con la luna piena, che prevale sulla luce delle stelle, tuttavia, visibili. E al verso 31, il secondo elemento ineffabile. Il primo è stato, diciamo, la gioia che appariva negli occhi di Beatrice. Qui arriva il secondo, e per la viva luce trasparea la lucente sostanza tanto chiara nel viso mio che non la sostenea. Cioè si traspariva attraverso questa viva luce di questo sole che accende tutte le altre anime. Così chiaramente la sostanza luminosa nella mia vista che non potevo sostenere la vista diretta di questo sole. E qua interviene Beatrice, che abbiamo visto poco fa come una mamma che alimenta, che protegge il figlio, e che in questo caso anche. Mi ascoltate? Sì,
Si sente bene? Sì, grazie. E che anche, diciamo, da un punto di vista simbolico, funziona perfettamente come mezzo tra la divinità che Dante ha, diciamo, stentato a guardare direttamente e l'umanità, appunto, imperfetta di Dante. Quindi esclama, Dante deve abbassare lo sguardo, chiaramente, perché non può sostenere la vista di questa luce così intensa. E il Dante poeta interviene al verso 34 per esclamare: O Beatrice, dolce guida e cara, perché ricorda come Beatrice tranquillizzò lui nel momento del viaggio. E infatti al verso 35 riprende la narrazione. Ella mi disse: quel che ti sobranza è virtù da cui nulla si ripara. Quivi è la sapienza e la possanza che aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza. È come se Beatrice, diciamo, tranquillizzasse Dante che, diciamo, non solo lui sarebbe sconfitto da questa luce, ma tutti, perché gli dice: quello che ti sobbranza, cioè quello che ti eccede, è una virtù dalla quale nessuno può ripararsi, nessuno può proteggersi. Lì, in quella luce che ti ha fatto abbassare gli occhi, è Cristo, cioè la sapienza e la potenza che unì le strade tra il cielo e la terra, che le aprì, anzi, il verbo è molto più significativo perché questa strada tra la terra e il cielo è quella che Dante sta facendo ora, grazie al fatto che Cristo aprì questa strada, ma l'aprì dal cielo verso la terra, permettendo che, diciamo, i cristiani possano ripercorrere inversamente la strada dalla terra al cielo, strade per le quali ci fu prima un così lungo desiderio, cioè l'attesa chiaramente lunghissima tra il peccato originale che aveva interrotto il rapporto armonico tra Dio e la creatura e appunto la resurrezione di Cristo. Vedete con quale naturalezza e allo stesso modo solennità, no? Che sembrano due cose incompatibili, solo Dante riesce a mettercele insieme. Beatrice ha definito come diciamo, è tradizionale attraverso diciamo, perifrasi riferirsi alla divinità come qualcosa che è meglio nominare poche volte, solo quando è indispensabile, come appunto quello che eccezionalmente nella storia umana permise l'unione tra l'eterno e l'umano, che sono state vie parallele, distanti, intoccabili, prima di lui, vero? E allora, Dante ha ora consapevolezza che quello che, lo ha accecato è la visione diretta di Cristo. E entra, come succede alcune volte durante il viaggio, soprattutto in quest'ultimo tragitto di paradiso, nell'estasi che descrivono i mistici come cessus mentis, cioè quando la mente fuoriesce dai propri limiti mortali, illuminata da una grazia particolare e per dare l'idea di che cosa visse Dante lì davanti a Cristo, di nuovo un'immagine che precede la sua condizione, al verso 40. Come fuoco di nube si diserra per dilatarsi, sì che non vi cape, e fuor di sua natura ingiussa a terra,
cioè come un fulmine, no? Cioè come un raggio che si apre passo dalle nuvole, si diserra di nube, perché si è tanto dilatato che non ha capienza dentro le nuvole e fuori dalla sua natura scende giù in terra, perché come abbiamo detto tante volte, è natura del fuoco salire verso l'alto, mentre invece il raggio contro la propria natura a volte è talmente forte che scende attraversando le nuvole. Nello stesso modo, verso 43, la mente mia così, tra quelle dape fatta più grande, di se stessa uscio e che si fesse rimembrar non sape. Cioè, nello stesso modo, dice Dante, la mia mente, diventata più grande, quindi dilatatasi, in mezzo a quelle delizie, dape è un latinismo per dire quelle cene, quelle cose buonissime da mangiare, metaforicamente, la mia mente, essendosi dilatata, uscì di se stessa. E che si fece, cioè come diventò, non sa rimembrare, non sa ricordare. Quindi questo è un elemento, diciamo, dell'ineffabile che avevamo ricordato fin dall'inizio della lettura di questa cantica. Faccio questo commento ora perché tra i versi 22 e 24, dove vi ho segnalato che c'era il primo elemento che Dante dichiara di non poter descrivere, è un elemento ineffabile nel senso che Dante non ci dice di non ricordarlo, è suggerito che si ricorda questa luminosità, questa gioia degli occhi di Beatrice, ma che riconosce che la lingua umana non può renderla. Invece qua l'ineffabile acquista questa doppia dimensione che avevamo notato più volte, la prima delle quali nel primo canto, quando Dante dichiara di essere stato in quel cielo, no? Nel ciel che più della sua luce prende, fu io, dice nel primo canto, della luce della gloria di Dio. E per cui, dice Dante, dichiara, come anche San Paolo aveva fatto, che lui non può né sa dire quello che vide lì, perché non solo la parola è insufficiente a dire quello che si ricorda, ma anzi, alcune cose che Dante visse nella parte superiore più alta del suo viaggio, non può nemmeno ricordarle. Perché la mente, tornata ad essere limitata, umana, non può rifare la strada opposta a quella che fece, diciamo, non può fare la stessa strada, scusate, che fece illuminata dalla grazia, uscendo di se stessa, dilatandosi in questo eccessus menti. E quindi, che cosa diventò la mente di Dante, fuoriuscendo dai propri limiti, debordando la propria umanità, Dante non può ricordarlo perché la memoria è uno degli attributi della mente mortale razionale. Invece lui ebbe una visione che non può recuperare perché è appunto un oggetto mistico che si raggiunge solo per intelletto, non per ragione. E quindi il Dante mortale non solo non può dire questo, non lo può dire perché non lo ricorda mentre sta scrivendo. Ed è, diciamo, del tutto coerente che la bellezza degli occhi di Beatrice la ricordi, ma non la possa dire, perché era appunto una gioia che dipendeva dal riflesso della deità, mentre invece è Cristo stesso che sta provocando l'eccessus mentis, e quindi Dante non può nemmeno ricordarlo.
Evidentemente Dante aveva abbassato lo sguardo, aveva gli occhi chiusi, ma dentro la sua mente stava vedendo qualcosa che ormai non può recuperare quando scrive. E Beatrice al verso 46 lo invita ad aprire gli occhi. Vi ricordate che dall'inizio del canto 21esimo, dove ci è stato annunciato che Beatrice non sorride più, perché se sorridesse quando erano ancora nel cielo di Saturno, Dante diventerebbe ceneri, talmente bella diventerebbe sorridendo, ora invece Beatrice fa questo invito a Dante di guardarla sorridente. Al verso 46, apri gli occhi e riguarda qual sono io. Tu hai vedute cose che possente sei fatto a sostenere lo riso mio. Cioè, apri gli occhi e guarda come sono io e sottinteso quanto sono bella, no? Di fronte a questo trionfo di Cristo. Tu ormai hai visto cose, Cristo stesso è tra queste cose, che sei diventato potente per tollerare il mio sorriso, dice Beatrice. Quindi questo excessus mentis che fece Dante fa parte del piano divino, è un raggio di grazia che rende Dante più potente alla visione delle bellezze che lo attendono in quest'ultima parte del viaggio. E adesso al verso 49. Di nuovo un elemento ineffabile, questa volta sarà chiaramente il sorriso di Beatrice, che Dante si ricorda mentre scrive, ma che non potrebbe mai descrivere. Verso 49. Io era come quei che si risente di visioni oblite e che si ingegna indarno di ridurlasi alla mente. Quando io udii questa proferta degna di tanto grato che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna. Cioè Dante dice, io stavo, perché finora no, il Dante narratore non ha detto che questi versi 46 a 48 li ha detti Beatrice, no? Solo ora lo dice, come al solito, diciamo, facendo aderire l'ordine delle nostre percezioni con quelle di lui come pellegrino, perché lui aveva gli occhi chiusi, no? Come dice ora, stava facendo, come dice ai versi 49 a 54, no? Dice che lui aveva gli occhi chiusi e stava facendo lo sforzo di recuperare quello che aveva visto quando sentì queste parole di Beatrice. E quindi così le pone davanti a noi, no? Come le sente lui e solo ora ci dice, io stavo, verso 49, come colui che riprende i sensi dopo una visione che ha dimenticato e che si sta sforzando invano di riportarla alla mente. Quindi questo excessus mentis che lui, diciamo, nel mondo ormai anni dopo, mentre scrive, non può recuperare, aveva cercato di recuperarla anche in quel momento come pellegrino e non riusciva. In quel momento udì, verso 52, quando udì questa offerta, questa proposta degna di così tanto piacere che non si cancella mai dalla memoria, cioè dal libro dove è scritto il passato, il preterito. Quindi in questo caso Dante ricorda, diciamo, questa sensazione, ma ora presenta attraverso una dynaton, vi ricordate questa figura classica dell'impossibile? Appunto, in questa sorta di preterizione, ci dice che com'era quel sorriso di Beatrice ormai in quel cielo e davanti al trionfo di Cristo, è qualcosa che deve saltare. Però per dire questo,
diciamo, spende molte terzine, come vediamo ora, fino al verso 69 addirittura. Perciò io vi dicevo che la figura della preterizione è molto presente, perché prima aveva detto, per parlare di come si vedeva la gioia negli occhi di Beatrice, aveva detto che conviene saltare, no? Che è necessario saltare in un verso. Ma qui ci mette diverse terzine a dire che non può dire, come era il sorriso di Beatrice. E infatti lo dice al verso 55 con questa figura retorica dell'adunaton. Se mosso Nassar tutte quelle lingue che Polimnia con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue per aiutarmi al millesmo del vero non si verria, cantando il santo riso, e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso, convien saltar lo sacrato poema, come chi trova suo cammin riciso. Allora, se suonassero insieme tutte quelle lingue dei massimi scrittori, cioè le lingue che le muse, cioè Polimnia, che è la musa della lirica, con le sorelle, alimentarono con il loro dolcissimo latte nel modo, diciamo, più intenso, cioè quelle lingue che diventarono più pingue, più grasse, più grandi dal latte delle muse, cioè anche se venissero ad aiutarmi, dice Dante. I poeti più bravi della storia, quelli alimentati dalle muse nel modo più generoso, non si arriverebbe al millesimo della verità nel descrivere il santo sorriso di Beatrice. Cioè, vedete che perché la Dunaton? Perché è chiaro che gli scrittori non fanno quello, no? Tutti vengono ad aiutare Dante per descrivere Beatrice, quindi è una figura impossibile, ma è interessante come in un canto in cui è così presente l'idea della maternità, l'abbiamo visto nel primissimo paragone con l'uccello, no? Lo rivedremo tra un po' in un altro paragone. Anche qua, in riferimento alle muse, appare quest'idea dell'allattamento, delle muse che alimentano con un latte dolcissimo, come se fossero mamme che alimentano bambini, vero? E questo verso 60, che ora nella parafrasi ho convenientemente eluso, è abbastanza discusso perché non tutti sono d'accordo su che cosa voglia dire il santo aspetto. Chiaramente, cioè, l'idea è che nemmeno tutti gli scrittori più dotati insieme potrebbero rappresentare nemmeno il millesimo della bellezza del sorriso santo di Beatrice e quanto facesse puro, mero, il santo aspetto. Secondo alcuni è come il sorriso santo facesse diventare puro il viso di Beatrice. Secondo altri, invece, il santo aspetto è Cristo, cioè quanto il riflesso di Cristo in quel sorriso facesse diventare più puro il sorriso di Beatrice. E così, verso 61, dice il Dante scrittore, raffigurando il paradiso, è necessario che il sacrato poema salti, cioè faccia un salto a quello che vide dopo. Qui è interessante perché il poema stesso di Dante, che era stato chiamato Commedia due volte nell'inferno, ora viene definito come sacrato poema. Vedremo tra un paio di settimane che tornerà una formula simile all'inizio del canto 25, il poema sacro, vero? Allora è necessario che salti come
colui che trova il cammino interrotto da un tronco, da qualcosa. E quindi vedete come questa capacità unica che ha Dante di accostare qualcosa di così sublime, così astratto, com'è l'impossibilità del poeta di descrivere un sorriso illuminato da Cristo con la colloquialità più spiccia, più quotidiana di qualcuno che sta camminando in un bosco, a un certo punto deve fare un salto perché trova un tronco che impedisce che faccia i passi naturalmente, vero? Ma non salta immediatamente a parlare d'altro, dedica altre due terzine a coinvolgerci in questa sua incapacità di scrittore, verso 64. Ma chi pensasse il ponderoso tema e l'omero mortal che se ne carca, nol biasmerebbe se sottesso trema. Non è pareggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da nocchier che a se medesimo parca. Cioè, ma chi di voi lettori pensasse il tema pesantissimo, ponderoso che sto trattando e la spalla mortale che si carica con questo peso, chi pensa questo non biasimerebbe, cioè non criticherebbe me come autore se il mio omero mortale trema per il peso sottesso, no? È un'immagine anche questa molto visiva di qualcuno che sta caricando qualcosa che eccede la sua capacità e quindi trema per la forza eccessiva che dovrebbe fare. E a questa immagine dell'omero mortale che carica qualcosa di pesantissimo, segue un'altra immagine che ormai è tradizionale nel poema perché l'abbiamo vista nel primo canto del Purgatorio e nel secondo del Paradiso, che è la metafora dello stesso poema che Dante sta scrivendo come una barca che va attraversando acque diverse che sarebbero fuori da metafora le materie. Vi ricordate che il Purgatorio inizia con questa immagine bellissima, in cui Dante, diciamo, dichiara di alzare le vele della navicella del suo ingegno perché ha lasciato dietro di sé le acque crudeli dell'inferno e ormai naviga acque migliori, vero? E nel secondo canto del Paradiso aveva detto a noi lettori come se fossimo piccole barche che seguiamo la barca della commedia come lettori, dicendo chi di voi ha una piccioletta barca è meglio che se ne torni alle proprie rive, perché la barca ora, cioè la commedia come poema, sta attraversando acque mai non percorse da nessuno. E qua riprende quest'idea, al verso 67 dice: non è un tragitto degno da una barca piccola, quello che l'ardita prora sta fendendo, cioè quello che io sto aprendo con la commedia mentre narro, né da un nocchiere, da un navigante che risparmia se stesso, cioè che non usa tutte le proprie forze per descrivere. E dopo tutti questi versi, insomma, che iniziano al 54 e finiscono al 69, che propongono questo quarto elemento, diciamo, che Dante non può descrivere. E quindi, attraverso molti versi, come dicevamo, Dante dice di non poter parlarne, solo ora, al verso 70, riprende la narrazione. Dante chiaramente ha interrotto la narrazione, ma come pellegrino stava fissando assorto questa bellezza di Beatrice che è tornata a sorridere dopo un bel po' di tempo, e quindi Beatrice invita Dante a guardare altrove.
Perché la faccia mia si ti innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora? Quivi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece, quivi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino. Bellissimi versi attraverso i quali Beatrice, come ha già fatto altre volte, vi ricordate quando aveva detto: guarda altrove che non solo nel mio viso è il paradiso, qua gli dice perché il mio viso ti innamora così tanto che tu non guardi il bel giardino che fiorisce sotto i raggi di Cristo. Ora, qui, in un modo così naturale, Beatrice sta avvisando Dante che ormai, attraverso queste immagini in cui c'è un giardino che è diciamo, fiorito grazie ai raggi di Cristo, sta avvisando che Cristo è salito al di sopra delle altre luci che prima Dante ha visto. Ora vedremo che questo si confermerà dopo e annuncia che questo bel giardino, che chiaramente sono i salvati, in enorme quantità, include niente di meno che Maria e gli Apostoli. E lo dice sempre seguendo la metafora del giardino, quivi, cioè lì, nel bel giardino che tu non stai guardando, dice Beatrice, perché mi stai ancora fissando, quivi è la rosa, cioè Maria, tradizionalmente associata alla rosa in che il Verbo divino carne si fece, cioè la rosa in cui chiaramente si incarnò Cristo, quivi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino, cioè gli apostoli che indicarono con il profumo, essendo fiori, qual era la strada del bene. Ora vedete come, diciamo, questo canto che si era aperto con l'immagine di una mamma uccello e che anche a proposito delle muse ha fatto riferimento all'allattamento, ora manifesta diciamo, la maternità per antonomasia, che è appunto quella di Maria, nominata appunto nella sua carnalità, cioè quella in cui il Verbo si fece carne. E allora al verso 76, finite le parole di Beatrice, riprende Dante, così Beatrice: e io che ai suoi consigli tutto era pronto, ancor mi rendei alla battaglia dei debili cigli. Cioè Dante chiaramente, vi ricordate che sconfitto dalla visione di Cristo, aveva chiuso gli occhi, era entrato in estasi, da quell'estasi l'aveva, diciamo, distratto l'invito di Beatrice a guardare lei sorridente. Quindi Dante, questo invito di Beatrice di guardare il giardino illuminato da Cristo, dove ci sono Maria e gli apostoli, decide, dice, di rendersi alla battaglia dei suoi occhi deboli, quindi affrontare di nuovo questa sfida di vedere altrove il che prima non aveva potuto fare. Ma ora, diciamo, dal verso 78 all'87, si spiega quello che Beatrice aveva detto molto indirettamente prima attraverso l'immagine di Cristo come il sole i cui raggi fanno fiorire il giardino. Perché questa volta Dante può vedere il giardino di Cristo proprio perché, come spiegherà, Cristo si è innalzato nascondendosi a Dante per permettergli, senza accecarlo, di vedere queste anime.
E lo dice così al verso 79, di nuovo attraverso una similitudine stupenda, perché se c'è un canto generoso in immagini belle è proprio questo. Come a raggio di sol che puro mei per fratta nube, già prato di fiori vider coverti d'ombra gli occhi miei, vidi io così più turbe di splendori folgorate di su da raggi ardenti, senza veder principio di folgori. Cioè, come a volte in mezzo a un cielo nuvoloso un raggio di sole cade attraverso una nuvola infranta e un prato di fiori in cui, diciamo, sono tutti coperti di ombra, vengono illuminati, cioè così i miei occhi avevano già visto, cioè un prato di fiori coperti d'ombra, illuminati da un raggio che invece non si può vedere. Così, dice Dante, io vidi molte turbe di splendori che erano illuminate da lassù, da raggi ardenti, di cui Dante non poteva vedere il principio, e cioè in questo caso Cristo, che Dante capisce, e ce lo spiega al verso 85, si era allontanato Cristo per permettere che Dante vedesse gli apostoli e Maria. Infatti esclama il Dante scrittore: O benigna virtù che si l'imprenti, su te saltasti per largirmi loco agli occhi lì che non te senti. Cioè, o virtù benigna che gli imprenti della tua bontà, su, cioè in alto, ti esaltasti, cioè sta parlando a Cristo, vero? Per darmi luogo agli occhi che non erano potenti per sostenerti là. Cioè Dante ringrazia attraverso questa terzina Cristo che, dopo essersi mostrato in un modo accecante, ineffabile per Dante, si innalza nascondendosi da Dante, ma continuando ad illuminare come un raggio di sole che passa attraverso un cielo nuvoloso questo prato, insomma, che sono Maria e gli apostoli. Va bene? Siccome, diciamo, dal verso 88 in poi c'è una grande concentrazione del testo proprio nella figura di Maria, vi propongo di grazie. Sto ricevendo tutti i commenti belli di viaggi, di bellezza del paradiso. Sì. È meraviglioso questo libro, veramente sorprende ogni volta che lo si rilegge. Allora, continuiamo dal verso 88. Dante, per suggerimento di Beatrice, ha distolto lo sguardo da lei e ha guardato questo giardino di Cristo illuminato da lui che si è innalzato per permettergli di vedere Maria e gli apostoli. E siccome ha saputo da Beatrice che lì c'è Maria, vedendo, ora è quello che stiamo per leggere, vedendo che c'è lì un fuoco più luminoso degli altri, Dante, diciamo, si concentra nel guardare lei. Al verso 88, allora. Il nome del bel fior che io sempre invoco e mane sera, tutto mi ristrinse l'animo ad avvisarlo maggior fuoco, e come ambo le luci mi dipinse il quale il quanto della viva stella che lassù vince come qua giù vinse, per entro il cielo scesi una facella formata in cerchio a guisa di corona, e cinsela e girossi intorno ad ella. Allora, il nome di Maria, cioè della rosa, il bel fiore, che io invoco sempre mattina e sera. Di nuovo abbiamo, come diciamo, abbiamo visto il canto scorso,
Dante che dopo essere tornato dal viaggio prega e chiede perdono per i suoi peccati. Ora veniamo a sapere della sua invocazione devota a Maria mattina e sera. Il nome del bel fiore, cioè della rosa, mi ristrinse tutto l'animo per guardare il fuoco maggiore tra quelli formati dagli animi, dalle anime, e non appena ambedue le luci, cioè gli occhi, mi dipinse la qualità e la quantità, cioè il quale e il quanto di Maria, nominata come quella bella stella che vince lassù in cielo, cioè perché supera in luce tutte le altre, così come vinse qua giù in terra con la sua virtù. Tutto questo è la perifrasi per Maria. Non appena io la vide, cioè lei dipinse i miei occhi con la sua intensità e la sua bellezza, per entro il cielo, cioè dall'alto, scese una facella, cioè una fiamma piccola, formata in cerchio a guisa di corona, cioè circolare, che cinse la luce in cui c'è Maria e comincia a girare attorno a lei. Ora, diciamo, questa facella che sta incoronando Maria, come vedremo dal verso 103 in poi, ma ve lo anticipo così si capiscono questi versi, è l'Arcangelo Gabriele, che appunto, essendo come voi sapete, l'altro grande protagonista dell'Annunciazione, accompagna Maria anche in questa eccezionale discesa per ricevere Dante. Al verso 97, un paragone che rende l'ineffabile dolcezza del suo canto. Qualunque melodia più dolce suona quaggiù e più a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tona, comparata al sonar di quella lira, onde si coronava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro si inzaffira. Allora, una qualunque melodia, quella più dolce del mondo, che più attira l'anima quaggiù, sembrerebbe un tuono squarciato paragonato con la dolcezza di quella lira di cui si faceva corona Maria, nominata come il bel zaffiro, questa pietra preziosa del quale si inzaffira il cielo più chiaro, cioè l'Empireo. E che canta? L'Arcangelo Gabriele al verso 103 si presenta nel canto: Io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira del ventre, che fu albergo del nostro disiro, e girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio e farai dia più la sfera suprema perché gli entre. Allora, vedete, è interessante perché Dante poi dirà al verso 109 che questa era una circulata melodia. Siccome chiaramente l'arcangelo canta mentre gira attorno a Maria, Dante si serve di questa espressione molto sintetica per rendere il carattere mobile del canto con il quale lui lo percepiva. Però anche il canto stesso, che adesso parafrasiamo, che è tra il verso 103 e il 108, è pieno di inarcature di enjambement che rendono appunto più circolare il ritmo di queste parole. Allora, Gabriele si presenta: Io sono amore angelico che giro attorno l'alta letizia che spira dal ventre che fu albergo
del nostro desiderio. Cioè, vedete come sta sintetizzando quello che prima aveva detto Beatrice, cioè in lei si fece carne il verbo che era stato oggetto di così lungo desiderio. Ora lui sinteticamente dice che nel ventre di Maria fu albergato il nostro desiderio, l'oggetto del nostro desiderio. E annuncia, ormai rivolgendosi in seconda persona a Maria, nominata nel vocativo Donna del Ciel, in cui donna chiaramente risente dell'etimologia domina, cioè signora del cielo, quella che domina nel cielo, e continuerò a girarmi, girerommi, finché tu seguirai Cristo, tuo figlio, e farai dia, cioè più lucente, la sfera suprema, cioè l'empireo, nell'entrare di nuovo lì, perché lì entra. Cioè dice, io che mi giro sono l'amore angelico, e continuare a girarmi accompagnando Maria finché lei, seguendo Cristo, tornerà nell'empireo e lo farà diventare più luminoso. È stupenda questa idea, perché diciamo suggerisce che Maria, straordinariamente lasciando per un tempo effimero l'empireo dove risiede eternamente, per ricevere Dante nel cielo ottavo, ha in qualche modo diminuito la bellezza dell'empireo e ora nel tornare lo rende di nuovo luminoso com'è per la sua presenza. E quindi, finite queste parole, al verso 109, riprende il Dante poeta: così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean suonare il nome di Maria. Cioè, così questa melodia cantata dall'angelo che faceva cerchi si chiudeva, si sigillava, e tutte le altre luci facevano suonare il nome di Maria, che viene ora nominata in posizione di fine verso, quasi come risoluzione di tutte queste perifrasi con le quali la donna del cielo, il fuoco più intenso, colei che aprì le strade tra la terra e il cielo, è stata allusa prima. E al verso 112 Dante narra: lo real manto di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi avea sopra di noi l'interna riva tanto distante che la sua parvenza là dove io era ancor non appariva, però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. Allora, quello che sta dicendo Dante, ve lo dico prima in parole povere, poi facciamo la parafrasi, è che Maria si sollevò dietro Cristo, ma che essendo il nono cielo o primo mobile o cristallino, che è quello superiore a quello dove è Dante in questo momento, lui ancora nell'ottavo cielo, e che è il cielo fisico più alto, avvolto solo dall'empireo che non ha un luogo fisico ma è solo amore e intelletto, questo cristallino o primo mobile o nono cielo aveva il suo limite interno ancora così distante da dove erano Dante e Beatrice che Dante non poté seguire con la sua vista questo sollevarsi di Maria. E lo dice così: lo regal manto, cioè il manto che avvolge regalmente tutti i volumi del mondo, perché è lì che inizia, come vedremo nelle prossime settimane, il tempo e lo spazio, che più arde
più vive nell'alito di Dio, perché è quello che è più vicino alla sede di Dio, che è l'Empireo, aveva la sua superficie interna concava, la sua interna riva, sopra di noi tanto distante, cioè il limite tra l'ottavo e il nono cielo era così distante da dove era Dante, che la sua parvenza, cioè la sua visibilità, non appariva là dove io ero in quel momento nella costellazione dei Gemelli. Perciò, verso 118, i miei occhi non ebbero la potenza sufficiente per inseguire la fiamma coronata, cioè Maria, diciamo, coronata da Gabriele, che si sollevò vicino seguendo la sua semenza, cioè suo figlio Cristo. Cioè, quindi Dante cercò di inseguire la fiamma di Maria nella quale è concentrato da un bel po', ma a un certo punto la perse di vista, perché il limite tra l'ottavo e il nono cielo era molto distante, quindi eccedeva la sua capacità visiva. Quindi qui quello che è appena successo è che Cristo prima si era sollevato per permettere a Dante di vedere le altre anime. Dante vede, si concentra del tutto nella luce più intensa, che è chiaramente Maria. Maria viene come ripresa, è come se l'arcangelo venisse dall'Empireo a riprendersela per portarla di nuovo lassù. Maria insegue quindi Cristo, incoronata dalla fiamma circolante dell'arcangelo Gabriele. Dante insegue tutto questo verso l'alto, a un certo punto non vede più niente. E ora, al verso 121, la terza immagine, se contiamo quella delle muse, di maternità stupenda, in cui di nuovo il termine materno di paragone precede quello che sta accadendo, diciamo, nella realtà del paradiso. E come Fantolin che inver la mamma tende le braccia, poiché il latte prese per l'animo che in fin di forse infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima, sicché l'alto affetto che li avieno a Maria mi fu palese. Questa è un'immagine davvero eccezionale. Dice come un bambino piccolo, un lattante, no? Un bimbo, che tende le braccia verso la mamma, poi detto veramente con questa parola così quotidiana, no? Così sensibile come mamma. Dopo aver preso il latte, tende le braccia verso la mamma, chiaramente in segno di gratitudine perché è stato alimentato da lei, per l'animo che si infiamma fino a fuori, cioè per l'animo che si fa vedere anche nelle guance rosse del bambino che è stato appena alimentato. Questo è stupendo, perché vedo qui qualcuno che sorride come ricordando questa scena. Chi di voi ha allattato forse ricorda o ha visto, no? Perché chiaramente Dante non ha allattato, ma evidentemente lui come uomo stava molto attento a queste cose così quotidiane e così eccezionali nell'attenzione di un uomo intellettuale come Dante, vero? Perché fanno parte di una quotidianità familiare che nel Medioevo difficilmente si rendeva oggetto di osservazione o di riflessione da parte degli uomini. Ricorderete forse questo aspetto che hanno i bambini che hanno appena preso il latte, no? Che sono rossi nelle guance. Ma questo rossore, Dante lo dice con questa parola, infiamma, il che permette appunto di creare l'associazione con quello che vuole descrivere, cioè così come il bambino tende le braccia in alto verso la mamma dopo essere stato alimentato,
Nello stesso modo, ognuno di quei candori, cioè tutte le fiamme che erano rimaste lì, si stesero con la propria cima verso l'alto, in modo che a Dante fu evidente, palese, l'affetto che avevano verso Maria. Cioè, è stupenda l'immagine. Cioè, mentre Maria sale, seguendo Cristo, le fiamme che Dante vede si estendono tutte verso, cioè allungando la cima della fiamma verso Maria. Ma questa similitudine con le braccia del bambino quasi sta suggerendo che i corpi apparenti dei salvati, che è dentro le fiamme, solo che Dante non le può vedere perché la loro gioia è tale che la luce che li avvolge impedisce che il Dante mortale possa vederne i corpi. È quasi, diciamo, credo legittimo immaginare che le anime lì, che Dante non vede nel modo corporeo, stanno allungando le braccia verso Maria mentre lei sale nell'empireo e che quindi le luci manifestano anche questa forma come di goccia allungata verso l'alto, vero? E però quelle è come se salutassero Maria, ma poi rimangono lì per soddisfare Dante. Quindi al verso 127, indi rimaser lì nel mio cospetto, regina cieli cantando sì dulce che mai da me non si partì il diletto. Cioè, quindi rimasero lì davanti alla mia visione, cantando questa antifona pasquale, il Regina Cieli, dove c'è anche l'Alleluia tante volte detto, in un modo così dolce che, dice il Dante scrittore, che ormai è tornato anni, da anni, diciamo, nel mondo, che il diletto, il piacere che derivò da quel canto non si allontanò mai da me. Questo è interessante perché poi vedremo quando leggeremo l'ultimo canto, anche lì c'è un accenno a una dolcezza che al Dante scrittore sarebbe rimasta dopo la visione di Dio durante tutti quegli anni in cui tornò nel mondo, affrontò l'esilio e scrisse il libro. Cioè questa dolcezza con cui le anime celebrano Maria, rimase come piacere indelebile nel Dante scrittore, che qui esclama al verso 130: Oh, quanta è l'ubertà che si soffolce in quelle arche ricchissime che fuoro a seminar quaggiù buone bobolce. Questi versi sono un po' controversiali, non tutti sono d'accordo sul significato di questi latinismi, ma vi dico, diciamo, l'interpretazione che gode oggi di maggiore, diciamo, adesione. Dante esclama: quant'è l'ubertà, cioè la ricchezza, cioè la quantità, che è contenuta in quelle arche ricchissime, le arche sarebbero metafora dei cieli che furono buoni terreni, bobolce, da coltivare quando sono state seminate da queste stesse arche, che sono i cieli, che appunto distribuirono la bontà di Dio in terra. Cioè sarebbe un'immagine analoga a quello che era stato presentato da Beatrice come tutto il frutto del girare di queste ruote. E cioè Dante dice quanto è, diciamo, uberrimo il frutto di quello che si vede in quelle ruote dei cieli, quei cieli che sono stati che furono terreno da seminare. E quindi è un'espressione, diciamo, di ammirazione da parte di Dante su
sul raccolto, cioè un'immagine agricola, nella quale Dante, vedendo gli apostoli e i salvati in genere, riflette sulla ricchezza che si, diciamo, che derivò dal girare di questi cieli che diedero i semi in questo terreno affinché il cielo si popolasse di salvati. E poi aggiunge al verso 133: quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nell'essilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. Allora lì, in quei cieli, si vive e si gode del tesoro che si acquistò con la sofferenza dell'esilio di Babilonia quando si abbandonò l'oro. Cioè, questo esilio di Babilonia, come tanti eventi dell'Antico Testamento, era letto dai cristiani come figura dell'esilio nel mondo per poi arrivare nella vera patria celeste. E lasciare l'oro è chiaramente abbandonare i beni materiali per convertire lo sguardo verso l'alto. Quindi Dante dice lì quello che si gode è, diciamo, il pianto che si è fatto abbandonando i beni terreni per tornare in paradiso. E aggiunge nell'ultima terzina: quivi trionfa sotto l'alto figlio di Dio e di Maria di sua vittoria, e con l'antico e col nuovo concilio colui che ti ha le chiavi di tal gloria. E cioè, in una frase molto indiretta, presenta nell'ultimo verso San Pietro, cioè quello che ha le chiavi del paradiso. Allora, come lo dice lì, di nuovo, ripetendo il quivi, no? In un'anafora, il quivi che c'era nel verso 133, lì, in quei cieli, trionfa, di nuovo si riprende l'idea del trionfo che c'era prima, sotto Cristo, nominato, riprendendo le immagini di maternità del canto, sotto l'alto, profondo figlio di Dio e di Maria, trionfa della sua vittoria insieme all'antico e al nuovo concilio, cioè ai salvati dei patriarchi che vissero prima di Cristo e quelli che sono stati salvati vissuti dopo Cristo, San Pietro, cioè colui che tiene le chiavi di tal gloria. Quindi il canto si chiude con un po' di suspense, perché è evidente che San Pietro vorrà parlare con Dante, anzi, come vedremo nelle prossime settimane, i canti 24, 25, 26 avranno come protagonisti i più importanti apostoli, che sottoporranno Dante a degli esami sulle tre virtù teologali. Quindi nel canto che leggeremo la settimana prossima, Pietro, come emblema della fede, la prima delle virtù, interrogherà Dante appunto sulla propria fede. Vedo se c'è qualcosa nella chat. Bene, lo rileggiamo, so che qualcuno deve partire. Ci vediamo allora, per chi non può rimanere per quest'ultima lettura, la settimana prossima. Chi invece può sentirla, spero che possa godersi ormai la musica di questo canto che, come dicevo, non è tanto difficile da capire, ma è di una bellezza davvero sbalorditiva. Come l'augello in tra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti disiati e per trovarlo cibo onde li pasca, in che gravi laburi sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando, purché l'alba nasca, così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la piaga, sotto la quale il sol mostra men fretta. Sicché veggendola io sospesa e vaga, fecimi qual è quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno e altro quando, del mio attender dico e del vedere lo ciel venir più e più rischiarando, e Beatrice disse: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto riculto del girar di queste spere. Pariemi che il suo viso ardesse tutto e gli occhi avea di letizia sì pieni che passarmen convien sanza costrutto. Quale nei pleniluni sereni trivia ride tra le ninfe etterne che dipingon lo ciel per tutti i seni, vidi sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne. E per la viva luce trasparea la lucente sostanza tanto chiara nel viso mio che non la sostenea. O Beatrice, dolce guida e cara, ella mi disse: quel che ti sobranza è virtù da cui nulla si ripara. Qui vi è la sapienza e la possanza ch'aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza. Come foco di nube si diserra per dilatarsi sì che non vi cape, e fuor di sua natura ingiussa a terra, la mente mia così tra quelle date fatta più grande di se stessa uscio, e che si fesse rimembrar non sape. Apri gli occhi e riguarda qual son io, tu hai vedute cose che possente sei fatto a sostener lo riso mio. Io era come quei che si risente di visioni oblite che si ingegna indarno di ridurlasi alla mente, quando io udì questa proferta degna di tanto grato che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna. Se mosso nasser tutte quelle lingue che Polimnia con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue, per aiutarmi al millesmo del vero non si verria, cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso, convien saltar lo sacrato poema, come chi trova suo cammin riciso. Ma chi pensasse il ponderoso tema e l'omero mortal che se ne carca, non biasmerebbe se sottesso trema. Non è pareggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da nocchier che a se medesmo parca. Perché la faccia mia si t'innamora, che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora? Qui vi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece, qui vi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino. Così Beatrice e io che ai suoi consigli tutto era pronto, ancora mi rendei alla battaglia dei debili cigli. Come a raggio di sol che puro mei per fratta nube già prato di fiori vider coverti d'ombra gli occhi miei, vidi io così più turbe di splendori folgorate di su da raggi ardenti, senza veder principio di fulgori. O benigna vertù che sì l'imprenti, su te saltasti per largirmi loco agli occhi lì che non t'eran possenti. Il nome del bel fior ch'io sempre invoco e mane e sera tutto mi ristrinse l'animo ad avvisarlo maggior foco, e come ambo le luci mi dipinse il quale il quanto della viva stella che lassù vince come qua giù vinse. Per entro il cielo scesi una facella, formata in cerchio a guisa di corona, e cinse le girossi intorno ad ella. Quantunque melodia più dolce suona, qua giù e più a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tona, comparata al sonar di quella lira, onde si coronava il bel zaffiro,
del quale il ciel più chiaro si inzaffira. Io sono amore angelico che giro, l'alta letizia che spira del ventre, che fu albergo del nostro disiro. E girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio e farai dia più la spera suprema perché li entre. Così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facevano suonare il nome di Maria. L'oreal manto di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi, avea sopra di noi l'interna riva tanto distante che la sua parvenza, l'avo di ovvero, ancor non appariva. Però non ebbero gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. È come fantolin che inver la mamma tende le braccia, poiché il latte prese, per l'animo che in fin di fuor si infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima, sì che l'alto affetto che gli avvieno a Maria mi fu palese. Indi rimaser lì nel mio cospetto, regina cieli cantando sì dolce che mai da me non si partì il diletto. Oh, quant'è l'ubertà che si soffolce in quelle arche ricchissime che fuoro a seminar quaggiù buone bobolce. Quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nello esilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. Quivi trionfa sotto l'alto figlio di Dio e di Maria, di sua vittoria, e con l'antico e col nuovo concilio, colui che tiene le chiavi di tal gloria. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.